Cirfood, cooperativa italiana di ristorazione, è un'impresa che sviluppa la sua attività in tutti i segmenti della ristorazione moderna, producendo ogni anno oltre 76 milioni di pasti grazie a una forza lavoro di 11.000 persone su tutto il territorio italiano. Le scelte di dati, l'elaborazione di dati, di analisi scientifici hanno influenzato sicuramente il modus operandi di CIR, non ultimo nella costruzione del piano strategico. Abbiamo fatto anche un audit interno, come spesso capita, anche per promuovere progetti o strumenti aziendali, e quindi con l'ascolto dei desiderata, delle esigenze dei dipendenti, chiedendo anche direttamente a loro soluzioni migliorative e di sviluppo. Il marketing ha aiutato Cirfood a crescere dal momento che è un continuo stimolo a fare meglio. Io credo che per fare un buon marketing si debba partire dal buon senso. Prima di pensare a vendere di più e promuovere più prodotti, bisogna far sì che i nostri servizi migliorino la qualità della vita degli utenti. È allora che il marketing deve dare indicatori utili a creare questo valore aggiunto. Ecco allora che per tenere sotto controllo questa mole di informazioni sono necessari un'ottima tecnologia e strumenti di marketing e di comunicazione adeguati. Cirfood investe per avere degli indicatori che possano aiutare nell'ottimizzare i processi e soprattutto nell'evitare sprechi di risorse economiche e umane. Chi domanda comanda, quindi più informazioni uno ha, più ha la possibilità e il potere di scegliere come agire. Ancora Italia è un'agenzia per lavoro, che si occupa nell'intermediazione sul mercato di lavoro, quindi ricerca e selezione, la formazione del personale, ma soprattutto la somministrazione del lavoro temporaneo. Le scelte strategiche sono in grande linea influenzate dalla ricerca dei dati, perché sono la base, il fondamento del sviluppo della strategia. Quindi il nostro intento è di creare servizi che servano al mercato, quindi in prima linea bisogna sapere cosa serve, cosa sono le aspettative di questo mercato. Il marketing ci ha aiutato a crescere perché ha posizionato il nostro marchio, quindi siamo ormai un marchio ben conosciuto, importante nel nostro settore, dove l'intermediazione del mercato di lavoro richiede anche tanta fiducia, e questa fiducia con un marchio conosciuto siamo riusciti ad ottenere. I principali strumenti di marketing di Trainqual sono nella comunicazione verso il mercato, lo sponsoring che ci aiuta in grandi linee di posizionare bene il nostro mercato e di trasmettere valori che troviamo in linea con il sport. Gather Onlus è un'associazione di volontariato, gruppo Amici dell'Ematologia, nata 25 anni fa a Reggio Emilia, per sostenere il reparto di ematologia dell'Arcispedale Santa Maria Nuova. Sostenere il reparto vuol dire sostenere la ricerca e soprattutto sostenere i pazienti e sostenere l'assistenza finanziando dei medici, psicologi e personale ospedaliero all'interno del reparto. Beh, le ricerche di mercato credo che ci abbiano cambiato il modo di pensare come associazione, perché prima per noi voleva dire fare delle cose, ma farle come se fossimo fra amici. Noi ci eravamo focalizzati probabilmente su delle cose abbastanza limitate, non spaziando in modo di essere più visibili, ma soprattutto il fare in modo che le persone potessero interagire con noi. E quindi tutte queste ricerche ci hanno fatto capire che c'era un mondo fuori che poteva essere esplorato, utilizzando soprattutto la comunicazione diretta sulle persone e fidelizzando le persone all'associazione. Come associazione il Grado utilizza strumenti di marketing, perché ci siamo accorti che i nostri vecchi mezzi di comunicazione erano abbastanza obsoleti e non ci permettevano di raggiungere ed essere in contatto assiduamente con i nostri sostenitori. Ma il marketing ci ha aiutato a crescere sul mercato, perché prima noi credevamo di essere abbastanza visibili, ma invece eravamo visibili, diciamo, sulle persone che ci frequentavano. Questo voleva dire i pazienti, gli ex pazienti, i familiari, voleva dire il personale ospedaliero. E visto anche che la malattia purtroppo non fa
scelta, non fa scelta di mercato, ma colpisce tutti. Il marketing ci ha permesso di allargare il nostro orizzonte, ci ha fatto conoscere degli imprenditori, ci ha fatto conoscere dei privati, ci ha fatto conoscere delle associazioni che potevano condividere con noi i nostri obiettivi.